Qua e bentornati sul canale. Ci siamo qua assieme di nuovo, ragazzi, su Brawl Stars. Ragazzuoli, allora, questa settimana mi sono dato al farming più estremo e abbiamo fatto su 1020 monete. Ci ho messo 4-5 giorni per portare un bello spaghettamento più corposo con la bellezza di 10 cassaforti. Ragazzuoli, ho osannato tutti i sarti del calendario per riuscire a fare queste monete, perché ho una connessione letteralmente vomitevole. E dopo proveremo a fare magari qualche attacco assieme che vi mostro un po' come funziona, o meglio come mi tocca giocare questo gioco con la fantastica rete internet fornitami dallo sta. Andate a cagare. Comunque, ragazzi, facciamo una cosa, cominciamo subito questo video con una velocissima like challenge anche quest'oggi per essere abilitati al prossimo video di questo ignoratissimo video, appunto provando a lasciare il mi piace utilizzando il mellino del piede, che sarebbe appunto il mignolo del piede, ad occhi chiusi. Sarete sicuramente in ciabatte, quello di infradito, quello che vi pare. Insomma, lasciare mi piace con questo dito potrebbe essere la quotidianità o la normalità delle cose. C'è gente che lo farà già anche senza like challenge, e quindi perché non farlo? E solamente chi dovesse riuscire appunto a lasciare mi piace in questa maniera, mi commenti sotto con gnomortadella, che non è altro che una mortadella fatta con gli gnomi. Cioè, ragazzi, chi è che affetta la mortadella? Via, orecchie, naso dello gnomo, gli occhi, ragazzi, viene un puto schifezzo che non c'è paragone. Ma detto questo, adesso andiamo subito a vedere, ragazzi, di cosa vogliamo fare oggi, meglio, cosa faremo quest'oggi. Mi dispiace mostrarvi in primis la forfora, ma raga, finché non lo fanno uscire per Android mi tocca sbeccare sull'iPhone e darvi visione del mio cuoio capelluto pettinato come una leccata di bovino. Ma questi comunque, ragazzi, sono dettagli. Allora, come vedete, siamo progrediti. Abbiamo fatto il livello 15. Ho portato il mollusco al 6, Mister Spaghetti al 7, che ragazzi, legna di brutto. Poi abbiamo Burger Grills al 5 e tutte le altre truppe le ho livellate in modo da riuscire a fare più velocemente le monete. Ragazzuoli, quello che mi interessa a me oggi trovare è questo, ovvero lo sbadinatore di letame. Ragazzi, il contadino, lo spalaghiaia, è un qualcosa di fortissimo, anche perché avendo un'abilità tipo dasciante, tipo come si chiama, come la fuorilegge su Clash Royale, riesce, oltre ad utilizzare quell'abilità per attaccare, anche per scappare dai nemici. Quindi è veramente molto molto forte, agile e come piace a mia madre. Mentre la seconda carta, ragazzi, è una leggendaria, ovvero il nostro Crow, insomma il pennutaccio, che rega ha un'abilità fighissima, ovvero vedete, spara a distanza, però in quel mentre avvelena. Quindi oltre a fare il danno classico, fa anche un danno duraturo nel tempo. Ce l'ho avuto contro un paio di volte ed è veramente, raga, impressionante. Queste due saranno le due nostre pred. Poi se sblocchiamo anche degli altri fantocci, ancora meglio. Ragazzuoli, cominciamo subito questo video in maniera piuttosto intelligente, quindi colpo di bacon. Vamos con la prima, e attenzione. Oh, raga, meno male che diventa una chips, meno male che diventa una patatina, perché questo veramente è un qualcosa di orribile. Non so chi di voi ha già provato Brawl Stars, ma sapete che Brock è come uno per cena che si aspetta la Fiorentina e gli danno un paio di broccoli bolliti. Più o meno il paragone è lo stesso. Demolo su questo secondo bavolotto che ci riserva la bellezza di Elisir. Non lo voglio sto sugo, sta marmellata di Puffy, per favore. Che poi Puffy sono blu, questa è rosa, ma è un altro discorso. Ok, ragazzi, votiamo col prossimo. Speriamo di essere più fortunati qua dentro. Ti prego, coccone, fammi la scuola. Ma ragazzi, tutti duplicati. Raga, non ho fottuto. Non mi sono sbattuto 4-5 giorni per trovare robe doppie. Porca. Almeno fammi trovare, non so, se non una leggendaria, una carta rara, qualcosa. Ragazzi, prossimo, e vediamo se troviamo un'altra volta Burger Grills, il mangiavermi. Vi giuro che sputo sulla webcam. Dai, con questo forte. Dai. No, ragazzi, ma proprio no, ma mai nella vita qualcosa di bello, raga, mai nella vita. Ragazzi, speriamo di essere più fortunati qua dentro, veramente stiamo facendo su un sacco di risorse, ma non troviamo mica i fantocci. Dai che siamo fiduciosi, raga, dai che... Ancora questo non lo voglio, questo rotticco. Meno male che diventa, ripeto, una patatina, perché veramente quest'essere qua, raga, mi crea la stessa felicità che trovare una capanna barbari su Clash. Uguale. Raga, ho speculato mezzo capitale per trovare della merda. Se volevo sbadirarla, andavo dal contadino qua di fianco e ne prendevo un po'. Non stavo per forza a giocare qui in cima. Quindi noi oggi siamo in presenza di, come vedete, un materiale fantastico, nero, dal profumo molto buono, di letame maturo. Partiamo con il prossimo scherigno, che appunto ci riserva. Ragazzi, io oggi secondo me devo aver fatto qualcosa di male a qualcuno. Non è idea, ma troviamo solo blu mele, papan, cuore di mucca. Raga, prossimo scherigno, speriamo bene. Dai mo, dai.
Voi me la trovate stavolta? Ma vaffanculo! Sì, potrebbe essere una cosa rara, ma ragazzi, cosa mi danno il blu mele se non c'ho niente da uppare? Al momento i fantocci tipo l'uomo spaghetto non lo sto a uppare già forte così. Voglio trovare lo spadila letame, quel cazzo del contadino lì. Oppure pennudaccio. Non sempre sto blu mele che me lo rifila tutte le sante volte. Dai, mo questo drop. E drop! Ragazzi, troviamo qualcosa di nuovo. Ragazzi, troviamo Baffetto. Raga, Baffetto, questo... Baffetto, ragazzi, questo è... Ma Baffetto era Hitler. Ragazzi, Baffetto... È Hitler! Abbiamo trovato, ragazzuoli, il Führer. Che ubriaco, ragazzi, Führer. Perfetto, ragazzi, abbiamo già la truppa da utilizzare dopo per gli attacchi. Meno male che almeno dicevo, usiamo qualcosa di nuovo. Se vi sto sempre a riproporre gli spaghetti, vi dico, tu maroni, e ci avete poi anche ragione. Quindi, ragazzi, dopo proviamo assieme Baffetto al nostro Hitler. E meno male di qualcosa è uscito. Però contando che li ho dovuti sprecare 700, ragazzi, mi parte l'ulcera. Apriamo i prossimi, speriamo di essere più fortunati. Dai, per ribollire di nervoso. Basta! Non lo voglio più vedere, ragazzi. Non lo voglio più vedere. Apriamo l'ultimo, ragazzi. Attacchiamo perché veramente ce l'ho qua, Ce l'ho qua. Dai che ci credo. Credo nel culo delle... Nel culo delle carte, ragazzi. Nel culo. Troviamo il gesso. Il gesso. Non voglio il gesso. Getto, lo metto io sulle braccia adesso se ti prendo. Ragazzi, ma veramente. Ma cos'è sta roba? Veramente. Ragazzi, un'altra patatina. Vabbè. 1000 monete e ne ho trovato uno solo nuovo. Veramente una cosa pazzesca. Fatemi sapere se anche voi siete sfortunatissimi con le cassaforti. Ma comunque, vabbè, andiamo a provare assieme al nostro Hitler. Sì, è come Bear Grylls la scorsa volta, veramente tanta roba. Proviamo subito uno smash and grab e dopo facciamo uno showdown. Vediamo più o meno come si comportano. A few moments later. Vada, signor Hitler! Vada, signor Barabba! Faccia fuori questo cazzo di cos'è, ragazzi? Sembra un kebab volante. Ok, ragazzi, dobbiamo far fuori questo. Guardate, è un stronzo, ok? Diciamo che è la brutta copia di Dinaminchia. Come si chiama, ragazzi? Quello che tira la dinamite. E però, via, ragazzi, via. Che dobbiamo pigiare, dobbiamo camperare. Questa truppa è un camper per... Dai, ragazzi, il gioco c'ha l'Alzheimer. Guardate, ragazzi, sembra che c'ha Bar Morbo. Non si muove, ragazzi, non si muove. Comunque, via, via, spostate. Andatevene via, andatevene via, coglio. Via, idioti! Stiamo vincendo, non vi fate prendere. Se vi fate prendere i cosi cristalli, vi giuro che vi sputo in un occhio, spingendo con una tal violenza che vi giuro che vi esce dal buco del culo. Vi faccio uscire la pupilla dal culo. Ragazzi, in teoria... Oh, ragazzi, abbiamo... Vento, ragazzi, mamma mia. E vi posso garantire che c'ho una connessione che fa vomitare. Il gioco va a scatti, sembra che ci abbia la lebbra. Devo dire che non mi entusiasma troppo. Però magari appunto è per la partita fallata. Proviamo un'altra volta, magari in un prossimo incontro riusciamo a utilizzarlo meglio. Trova avversario kebab amico. Amico, trova avversario di kebab. Già la connessione bad network, ragazzi, vi giuro, in casa mia c'è una connessione che è orribile. Vaffanculo, vai a fare. Ecco, ragazzi, però sono indemoniati. I nostri avversari sono indemoniati. Il primo beotto della nostra squadra se n'è andato all'inferno. Vediamo un attimo cosa mi difendere da questo minchione. Basta. Dagli del Jack Daniels. Dai, Baffetto. Dai, Baffetto. Dai, Baffetto. O spari o pezzi. In questo caso te ne vai. Via, 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 via. Sciù. Oh, ragazzi, no, dai, ma perché? Ma guardalo, ragazzi. C'ha dei blocchi mentali. C'ha il cervello coi buchi. Ha il cervello che ne è mental. Vaffan. Quorum. Vaffan. 50% la tua ignoranza. Pezzo di scemo, sei come il gambo del sedano. Se prende un po' d'aria va male. Negus. Sto giocando per l'ustero, sto facendo l'assistente sociale. Ma per favore, basta. Ragazzi, veramente, non, a parte che non riusciamo neanche ad andare in mezzo perché stanno buttando bombe a tutto spiano. Dai che stai recuperando, vai così, perfetto, perfetto. No, no, non fatti beccare, non fatti beccare la spaghetti. Non ci credo, ragazzi, si è fatto uccidere. No, ragazzi, no, non si è fatto uccidere. Grande così. Mogliamo Jack Daniels all'attacco. Uccidiamo sto pippone che merda. Ma perché devo andare in attacco? Che questi non ci vanno, ragazzi. Io dovrei essere a camperare e loro attaccare che c'ha più vita di me. Beoni. Raga, sono dei pistola. Se questi tornano a nascere, diventano dei muli da soli. Insomma, dei cosi, dei somari per trainare l'aratro. Ma per favore, via, via. Cioè, ragazzi, perdiamo questa partita in maniera ignorante. Vi giuro che più ignorante dei miei compagni c'è solamente Mastrota quando vendrà le pentole con quel costume del merda che sembra cosa era una lontra. Che cazzo ne so. Scusate la volgarità. Ma, raga, perdiamo. A parte il lag estremo. Grazie! Grazie, Sant'Antorchio! Per avermi fornito questa vittoria. Oh, ma che vittoria, ragazzi. Questa fine di lutto. Perché, ragazzi, veramente è stato un lutto. Proviamone un'altra perché veramente ho beccato dei compagni. Cioè, ragazzi, se non vado all'attacco io, quelli stanno fermi. C'hanno il gesso nei testicoli. Speriamo bene, ragazzi. Questo è un tutti contro tutti, quindi veramente, veramente atomico. Qua possiamo fare anche dell'esperienza. Poi, anche essendo il brawler nuovo, ovvero il fantoccio, se perdiamo, non perdi. Guardalo qua. Non perdiamo rank, non perdiamo rank. Fallo fuori, fallo fuori.
Ma dai, vai, non ti bloccare, ti prego, non ti bloccare, non ti bloccare. Ti prego, vai, 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 colpo, mancava un colpo. Chiudiamo sta partita, Melista. Vi giuro, ragazzi, mi salta la milza, mi salta la milza. Chiudiamo con questo video. La mia connessione quest'oggi penso che la metterò in incubatrice, o meglio la mandiamo a cagare, perché non è stata proprio nostra amica. Comunque sia, abbiamo fatto un bello spaghettamento, 1000 monete, però ragazzi c'è un drop nei bauli che è schifosissimo. Preferisco così che trovare tutto quanto subito, perché almeno c'è un po' più di competizione. Vabbè, comunque terminare con questo video, spero che vi siete divertito e intrattenuto per qualche minuto. Ditemi appunto se ci giocate anche voi, a che livello siete e quale truppe state utilizzando maggiormente. Niente, proveremo a trovare la leggendaria una prossima volta. Io intanto comunque vi saluto, ditemi se volete altri spaghettamenti del genere, così tornerò a farmare altre monedozze. E con questo comunque vi saluto, vi ricordo sempre e comunque che alle 14 caricato un video flame, se vi siete persi, mi raccomando, andatelo a vedere. Io sempre comunque vi saluto, qua Next Twitto. Bella rega! Yo, me llamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.